3, 2, 1, contatto. Buonasera a tutti, benvenuti, benvenuti qui a Vision in questa fantastica sim curata fin nei minimi particolari. Siamo in una location bellissima, la cupola, questa struttura è stata creata da Colpo che conosciamo tutti qua in Second Life e siamo qui per questo evento che VR Low Cost, che è nato in Alt Space VR, che è la piattaforma social VR di Microsoft. Un mesetto fa abbiamo fatto un evento analogo e l'abbiamo voluto esportare qua in Second Life. Questo evento è un evento di Pyramid Café. Io sono, non vi nascondo, che sono emozionatissimo di essere tornato qui in Second Life, dove è nata Pyramid Café. Erano 5 anni che non facevamo un evento dall'ibernazione. Siamo qui con i visori indossati dagli avatar, così come facemmo l'ultimo giorno dell'ibernazione, dove dicemmo ci ritroveremo con il nuovo che verrà, e quel nuovo che verrà non poteva che essere la realtà virtuale. Questo evento è fatto in sinergia con Edu3D. Edu3D è una bellissima comunità di apprendimento, è costituita quasi esclusivamente, ma non solo, da insegnanti di ogni ordine e grado. Salazar, che è qui con me per questo evento, lui è il fondatore di Edu3D insieme a Gigliola, poi dopo vi spiegherà meglio lui. E cosa vi vorrei dire per iniziare? Vi vorrei dire che un tempo si diceva che la VR, che la realtà virtuale era roba da ricchi. Ebbene, non è più così, non è più così. Nel giro di poco le cose sono cambiate, ci sono dei visori che hanno un prezzo assolutamente abbordabile. Parlo ad esempio degli Oculus Go, che sono l'entry level della Oculus, che è proprietà di Facebook. E tra l'altro, grazie a una persona che è qui con noi, Shantaram, da non molto tempo questi visori possono essere acquistati con la carta del docente, quindi possono essere presi gratuitamente dai docenti, e questa è una cosa fondamentale. Ci sono altri visori che hanno un costo veramente, mi verrebbe da dire, irrisorio, basta avere uno smartphone e li si fa con il cartone. E quindi la VR veramente può essere fruita da tutti. Adesso do la parola a Salazar, l'insegnante degli insegnanti, che ci parlerà appunto di questo mondo, di queste possibilità che abbiamo. A te la parola, Sal. Sì, buonasera a tutti e grazie per essere venuti. Vedo molti di voi li ho già conosciuti diversi anni addietro e sono diversi anni che non entriamo più, che io non entro più in Second Life. Ci stiamo concentrando su altri mondi virtuali, ma l'idea fondamentale è che tutti i mondi virtuali in qualche modo sono collegati, cioè tutte queste iniziative che facciamo sono legate alle persone più che non all'ambiente. E il motivo principale per cui siamo passati come Edu3D in particolare su OpenSim è, lo immaginerete tutti, legato al costo della piattaforma, cioè OpenSim ha un costo che è molto più basso. Ma adesso andiamo avanti sulle slide. Quindi le slide, adesso avete visto che c'è questo avatar on stage, in realtà Magic mi ha anticipato e ha spiegato appunto quello che è successo, nel senso che noi abbiamo fatto in un'altra piattaforma che è Alt Space VR, che è una piattaforma che dal punto di vista di Second Life è molto minimale, diciamo quasi Minecraftiana, diciamo, dove gli avatar sono minimalistici, ma si può entrare coi visori, e abbiamo fatto una serie di incontri anche legati all'emergenza, insomma, alla socializzazione post-Covid, e soprattutto questo incontro l'abbiamo fatto già un mese e mezzo fa in Alt Space VR. E lo ripetiamo, insomma, qua.
Quindi, innanzitutto, quello che voglio anticipare è che io non è che vi voglio insegnare niente, nel senso che noi siamo, io ho sottolineato a Magic di scrivere non che io faccio da relatore o che Già. insegno o che vi spiego, ma gli ho detto di mettere la parolina facilitatori. Questo perché, come anche in Edu3D, noi non abbiamo degli insegnanti che insegnano degli allievi, noi abbiamo delle persone che condividono le proprie esperienze. Quindi chi si offre volontario per spiegare queste cose ha un nome ed è il facilitatore. Cioè, facilitatore vuol dire che cerca di portare, di amplificare le potenzialità di tutti i presenti. Quindi non è, diciamo, una cosa che spiego io, ma ogni evento diventa una cosa che si fa insieme. E questo sia in Piramidi Caffè che in Edu3D è una cosa abbastanza forte. Ok. Allora, XR low cost, voi vedete quell'XR, XR, VR, insomma, sono dei concetti tecnici, ma quello che volevo discutere con voi, volevo presentarvi stasera, non è un concetto tecnico. Volevo farvi meditare, insomma, e collaborare su quello che è, diciamo, il coinvolgimento nei mondi virtuali. Quindi la realtà virtuale come vissuta adesso è esistita anche prima, e come tutti voi che siete in Second Life lo sapete, la state vivendo già in questo momento, esisteva prima ancora dei visori. I visori danno soltanto una possibilità in più. Quindi realtà aumentata per tutti, ma realtà aumentata. Dunque, vediamo qua. Ecco, il concetto è che non c'è bisogno di spendere tanto per poter vedere o sperimentare la realtà virtuale. Diciamo che è possibile anche col vostro PC esperire, fare delle esperienze di immersione, immersione psicologica, come quelle che stiamo vivendo anche stasera, ma con ciò che già avete. Non so se vedete sulla slide, abbiamo un concetto che è in giro già da qualche anno, dal 2015, il Google Cardboard. Non so quanti di voi l'hanno provato il Google Cardboard. Il Google Cardboard è un apparecchietto che costa 10 euro. Si può anche costruire in casa. Ci sono dei video tutorial che spiegano come costruirlo con delle bottiglie, diciamo, di plastica oppure con del cartone, semplicemente scaricandosi da internet dei tracciati, dei diagrammi, e ritagliandoli, e poi in qualche modo si riesce a costruire a 0 euro. Questo solo per chi è capace. Io, ad esempio, non ci sono riuscito, però per chi non è capace può trovare tranquillamente queste cose in vendita su Amazon per 10, 15, 20 euro, insomma una cifra praticamente irrisoria. Attenzione solo una cosa: se per caso compraste un Google Cardboard di questo tipo, cercate di prendere il Google Cardboard V2. Questo perché la cosa importante di questi visori è che consentono una minima interattività, che è quella di avere un pulsantino da premere. Molti visori non ce l'hanno, cioè quelli che trovate in giro anche a 40-50 euro non ce l'hanno, e l'interattività, che poi adesso vi farò vedere, vi spiegherò un po' qual è il mio concetto di interattività, viene un po' menomata. Però diciamo che con un pochino di attenzione si può usare e si può entrare nei mondi virtuali con il visore senza, diciamo, impazzire, cioè senza spendere quantità. Salazar, perdonami, volevo solamente far notare ai nostri ospiti qua che su questo tavolino ci abbiamo un Google Cardboard, lui praticamente è stato costruito da Bakuni, che è un vecchio builder di Pyramid, e quindi lo possono anche vedere qua in SL. Sì, che è fatto di cartone. Ora io li spiegavo, tra l'altro io sono molto interessato perché spiegando agli insegnanti che ci esistono anche delle versioni che costano, ad esempio c'è questo Merge VR, che è una versione del Google Cardboard che non è di cartone ma di una plastica dura ma molto robusta, che può essere data tranquillamente in pasto a un ragazzino anche di 8-10 anni, e
Questi ragazzini, insomma, possono, innanzitutto, se gli cade il Google Cardboard per terra non si fa niente perché è elastico. Inoltre, hanno proprio un meccanismo per mettere a posto proprio la focalizzazione della visuale, insomma, adatta anche per i bambini. Ma ecco, la cosa notevole per chi come noi che insegna anche ai bambini è di poter dare un mondo virtuale anche ai ragazzini con età inferiore ai 16 o ai 13 anni. Qui, se non vado errato, adesso in Second Life l'età minima, voi me la potete confermare qual è per entrare in Second Life? Mi sono perso questi ultimi 6 anni. 18? Mi sembrava che fosse. Ecco, per esempio, l'età minima 18 anni dal punto di vista educativo è un pochino tanto scomoda, no? Per le scuole italiane. Quindi 13 anni se in privato, in effetti è quello, però noi abbiamo degli insegnanti in Edu3D che stanno insegnando bambini con età media attorno agli 11 anni, quindi abbiamo trovato delle persone che riescono a costruire con Blender. Non so chi di voi ci abbia provato a costruire con Blender, è complicatissimo per gli adulti, ma i ragazzini, come al solito, riescono a imparare a usare queste cose, a volte, non tutti ovviamente, ma c'è qualcuno che ce la fa a farlo, con il giusto stimolo. Infatti, quello che voglio darvi stasera, che vogliamo darvi, è proprio lo stimolo, no? Insomma, a provare queste cose, quindi Google Cardboard Merge VR. E se avete un briciolo di soldini in più, c'è questo Oculus Go che è sempre stato una Cenerentola, insomma, della realtà virtuale, perché è un apparecchietto che ha soltanto un controller, lo chiamano. Oculus Go è un apparecchietto che era venduto prima del coronavirus a 170 euro, adesso l'ho visto ultimamente attorno ai 200 e rotti euro, probabilmente a seguito dei problemi di distribuzione. A parte questi problemi, si può usare, anche se l'ideale di solito per la realtà virtuale si intende, cioè viene suggerito di prendere degli apparecchi più costosi. Ma noi che lavoriamo con la scuola italiana o comunque con persone che non hanno la possibilità di avere accesso a tanti soldi, riteniamo che è possibile comunque sperimentare una buona parte della realtà virtuale anche con questi strumenti a basso costo. Tornando a Second Life, il problema è che non c'è nessun visore in questo momento che permetta di entrare in modo diciamo, significativo in Second Life. Ed è il primo motivo per cui la Linden aveva deciso di fare Sansar. Praticamente aveva costruito una piattaforma che era specifica, dedicata ai visori. Ma il problema è che comunque necessitava di computer molto potenti e non funzionava con Oculus Quest, che sarebbe l'altro fratello, insomma, di questi signori. Mentre l'Oculus Go costa attorno ai 200 euro, l'Oculus Quest costa 450 euro. Parla già di cifre che cominciano a essere interessanti. O immaginate una Sì, scuola. però diciamo non è proibitivo, non è un qualcosa di fuori dal mondo, considerando anche che un Oculus Quest, così come l'Oculus Go di cui ne abbiamo parlato fino adesso, non necessita di un computer, non necessita di nulla, è solamente quell'oggetto che in realtà è un telefono, un wifi se si fa della social VR e basta, quindi è solo quel costo vivo da affrontare, ma poi a parte i mondi virtuali, diciamo, ci sono un'infinità di applicazioni, di giochi, eccetera. Ne parlo perché ce l'ho io, quindi. Sì. Ma io ce li ho tutti adesso i visori, ho quasi tutti, quindi conosco anche un pochino le differenze, solo che non è che uno possa. No, il problema dell'Oculus Quest è che sono 450 euro, ma per portarlo in una classe, ad esempio, bisogna comprarne almeno 6, 8, 10. E una classe vuol dire quindi investire migliaia di euro che non sono nel portafogli della scuola italiana. Allora, la mia idea è quella di essere relativamente veloce adesso, nel senso che voglio tra poco, quindi pensateci un attimo. Volevo descrivervi questa diapositiva e poi volevo darvi un po' la parola a voi, insomma, quindi se qualcuno di voi ha già
delle domande o soprattutto la mia idea era quella di chiedervi brevemente, ovviamente, se avevate avuto un'esperienza in cui il mondo che stavate vivendo, quindi questo mondo finto, tra virgolette, virtuale, in realtà per voi è stato un qualche cosa che vi ha fatto toccare un'esperienza veramente significativamente diversa, che è quella della creatività, quella dell'esperienza, della digitalità, che tra l'altro in questo periodo è importantissimo. Ed è quello che viene definito a livello psicologico, soprattutto io lo intendo proprio a livello psicologico, l'immersività. I tre asterischi che ho messo in questa slide significano che io parlo di immersività, cioè io penso a quello che succede a livello esperienziale, no? Cioè quello che succede nella vostra psiche, che non è l'immersività tecnica, quindi non sono venuto qui a discutere sul fatto che un Oculus Quest sia più bello, più figo, più performante rispetto a un Oculus Go. Tant'è vero che io ce li ho tutti e ogni tanto mi metto a esplorare anche i visori più banali, tipo l'Oculus Go. Con l'Oculus Go ho trovato dei giochini che sono fatti talmente bene che creano un'immersività talmente forte che a volte non si trovano neanche negli equivalenti giochi, insomma, o esperienze. Dei Ma io ho visori detto che più l'Oculus evoluti. Go, sa, magari ce lo puoi confermare tu, che l'Oculus Go per quanto concerne i video a 360 gradi è perfetto praticamente, è meglio di un Oculus Quest, ad esempio. Ma diciamo che l'Oculus Go ha dei vantaggi rispetto agli altri perché essendo più piccolino, con meno pretese, pesa di meno, quindi sì, non di tantissimo, ma comunque sono quei 50 grammi, 50-80 grammi, che permettono ad alcune persone di sopportarlo meglio, perché uno dei problemi dei visori è appunto anche quello di essere un po' pesanti, di far venire mal di testa o creare delle piccole complicazioni. Quindi se uno pensa di dover stare, ad esempio, a vedere un film con Oculus Quest, diventa un pochino pesantino. Ma io adesso ultimamente mi sto vedendo Netflix con Oculus Go, perché Oculus Go lo metto, non me ne accorgo quasi. Tra l'altro posso anche sdraiarmi sul letto per vedere i film. Quindi vuol dire anche cose che apparentemente non c'entrano niente con la 3D, con l'esperienza, diventano un modo di fruizione molto nuovo, diciamo, per gestire queste cose. Che tra Comunque, l'altro questo. vedere, scusa Sal, Dimmi, vai, vai. vedere un Netflix con un Oculus Go significa guardarlo come su uno schermo gigante, giusto? Anche se non dovessi vedere a 360, offre questo vantaggio. Sì, diceva Eva che anche con Oculus Quest puoi sdraiarti, sì, con Netflix l'ho fatto anch'io, ma è comunque un pochino più pesante e non vabbè, poi chiaramente alcuni magari non gli dà fastidio, ma tieni conto che c'è sempre 3 etti, 4 etti di cose addosso. E sono sempre quelle con cui, diciamo che fra qui e 10 anni probabilmente i visori saranno molto, molto, molto più leggeri. Comunque, l'immersività, allora, la slide che vedete adesso lì, vedete che c'è uno schermo che viene bucato da dei razzi che ci passano attraverso. Questa è una di quelle esperienze che io avevo sperimentato proprio quando ero entrato in Second Life nel 2007, quindi un ritorno interessante, nel senso che quando si entrava in Second Life si vivevano delle esperienze e non si vedeva più lo schermo, non si vedeva più l'avatar diverso da se stesso. Si vedeva se stessi dentro il mondo e questo ancora prima che ci fosse l'esperienza di immersività tecnica. Quindi noi l'immersività tecnica l'abbiamo sperimentato fin dall'inizio, quindi fin dal 2007 e se ci pensate questo tipo di immersività la sperimentavano a loro modo, seppure con quello che potevano, anche nei lontani anni 80 con le chat testuali. Prima BBS, le mail, insomma, tutte queste cose, o gli antichi addirittura con lo scambio di lettere, e ovviamente il riferimento diretto sono anche i libri o l'arte, che sono sempre stati dei meccanismi con cui si è scambiate esperienze che di per sé non erano reali, sono sempre state nell'ambito della virtualità, ma questa virtualità, sempre così bistrattata, nei secoli è sempre stata molto, molto potente, cioè l'arte, la cultura. Non è reale nel senso usuale, ma ha sempre avuto un impatto notevole.
Comunque, nella diapositiva che vedete viene valutata a livello soprattutto psicologico qual è il livello di potenza evocativa che hanno i vari mezzi. Quindi, cioè, partendo dal livello testuale, fino ad arrivare agli ultimi, nell'ultima riga, vedete che abbiamo la possibilità di essere fisicamente dentro, quindi avere proprio un'interattività totale con ciò che si vede. Quindi, se avete Oculus Quest, Oculus Rift, HTC Vive, voi non solo siete in un ambiente, ma se vi muovete proprio fisicamente, se muovete le mani, vedete che il vostro avatar si muove, se camminate, cammina. Se giocate a pallacanestro, fisicamente, effettivamente avete un pallone in mano e quindi potete veramente essere lì ancora purtroppo al, diciamo, 70-80%, perché c'è ancora un differenziale, ma siamo molto molto vicini, no? Quindi diciamo che fra 10-20 anni ci saranno anche degli strumenti che permetteranno di toccare il pallone, no? Quindi quando il pallone vi... cioè, se voi passate, adesso vi faccio l'esempio del pallone giusto così come esempio, ma se voi passate il pallone a un vostro vicino di banco, cioè di video, e lui, quando glielo passate, lo sente proprio che lo colpisce, cioè gli fa, non dico male, ma comunque avverte che gli si avvicina. E se avete visto, quanti di voi hanno visto Ready Player One? È un film di ormai di 2 o 3 anni fa, dove, non lo dico, ma se non l'avete visto, è un film che descrive abbastanza bene. Dicono in realtà che il libro è molto più interessante, cioè fatto meglio, ma anche il film da solo presenta cioè quello che è proprio un vivere, una vita alternativa alla vita attuale, ma in un modo anche costruttivo a volte, cioè non sempre, ma a volte, che è quello che, se voi ci pensate, Second Life è nata proprio con questa ispirazione. Ecco, allora, chi di voi vuole intervenire, volesse dire un intervento, una frase, qualcosa? Ecco, c'è Teresa. Allora, rispondo solo un attimo a Teresa, Sì, che sì. dice: se ci sono visori adatti ADSL, per quello che so io, che potrei ovviamente sbagliarmi, ma io li ho inseguiti per anni, no, cioè nel senso che ci No, sono alcuni no, no. tentativi, ma che purtroppo non sono andati molto bene, se no avremmo avuto valangate di persone in Second Life con i visori, Quello che no. io non li vedo. Purtroppo io vi dico, per quanto riguarda la mia esperienza, io sono entrato in Second Life sperando che diventasse appunto il mondo della realtà virtuale. Sono entrato per quel motivo io. Ho aspettato, ho sperato, ho pregato, e solamente che poi a un certo ci fu anche un progetto quando c'era il Kit Developer 2, ovvero il secondo Oculus che avevano fatto, però poi mollarono tutto. Perché arrivò l'era di Sansar, questo mondo bellissimo, fantastico, dove si accede anche con i visori per la realtà virtuale, secondo me è stato abbandonato. Adesso che Sansar è stata venduta, chi lo sa, Salazar, magari vedendo anche come gli Oculus Quest ne stanno vendendo a tonnellate, c'è una richiesta pazzesca, magari anche quelli di Second Life colgono l'occasione, dicono proviamo a fare qualcosa anche per questo, perché comunque i visori sono dei device e si acquistano non solamente per entrare nei mondi virtuali, ripeto, si acquistano per fare tantissime altre cose, come ci sono tante app, un'infinità di applicazioni e conseguentemente, insomma, uno è più invogliato, no? È un po' come dire con lo smartphone, si possono fare tantissime cose, non più solamente telefonare. La stessa cosa vale per i visori della realtà virtuale. A noi che... Sì, dai avanti pure, Sal. Ma io volevo solo dire, se per caso voi sapete che c'è un po' di interesse, cioè qualcuno di voi è in Sansar, si potrebbe anche organizzare, cioè questo formato che poi alla fine vedete è una chiacchierata, noi l'abbiamo fatto in Allspace, lo ripresentiamo qui in Second Life, ma nulla esclude che possa essere fatto anche in Sansar, ad esempio. Cioè, non, tu cosa ne Io pensi? sarei felicissimo di venire in Sansar, il problema è che il mio laptop non ci entra in Sansar e l'Oculus Quest non entra in Sansar, perché
Per entrare in Sansar ci vanno dei visori, quelli più bellini, tipo gli Oculus Rift S, che sono dei visori che hanno una grafica sicuramente più bella, ma hanno bisogno di un computer per Sì. Senti, funzionare. Non funzionano da solo, non sono. c'era Stefanian che aveva detto posso, forse voleva dire qualcosa. Forse io me la sono persa, mi leggo la chat. Volevo chiedere se se qualcuno ha Ti problemi puoi di presentare, vista. scusa, perché noi non vediamo, magari è Ah, così. buonasera, sono Stefanian. Ok. Volevo sapere se qualcuno ha problemi di vista da vicino, passa gli occhiali, se i visori sono un problema. Allora, Allora, sì. è sempre una cosa Grazie. che varia da persona a persona, nel senso che dipende dal difetto di vista, e da alcuni altri fattori, ma, normalmente, no, nel senso che io ho visto persone che normalmente portano occhiali che possono vedere, con i visori senza gli occhiali, dipende Io ovviamente sono uno dalla di gravità. quelli, io per leggere da vicino uso gli occhiali, ma comunque i visori hanno anche dei distanziatori per poterli utilizzare con gli occhiali. Se uno ha bisogno di usare i suoi occhiali, può. Io mi Esatto, trovo più diceva comodo che se. voleva dire qualcosa anche su questo proposito. Dunque, scusate, io porto occhiali da vista e anche occhiali per vedere da lontano. Cioè non ho le lenti graduate. Sì. Con gli occhiali da vista vedo abbastanza bene con l'Oculus Quest. Quindi credo che non ci sia. C'è anche un distanziatore per lasciare spazio per gli occhiali. Sì, infatti, quello che dicevo prima. Ok, se non avete altre domande, io. Ah sì, c'è Fanta scrivendo, perfetto. Fanta scrivendo. Nome bellissimo. Poi magari ci. Mi Usi. sentite? Sì, Allora, dici pure. io mi chiamo Tiziana Pivetta, Fantascrivendo è il mio nickname, Certo. perché vabbè, sono un'insegnante e volevo intervenire sulla base di quello che ha detto prima Salazar sull'immersività. Ecco, io ho portato avanti due esperienze esattamente con degli studenti di seconda e terza media e quest'anno anche prima media. E per loro, ad esempio, agire in un mondo immersivo è stata un'esperienza determinante perché questi ragazzi avevano dei conflitti fra di loro, quindi problemi di socializzazione all'interno della classe. E attraverso la partecipazione in un mondo immersivo in una scuola con un grande giardino all'aperto, sono, come dire, sono riusciti a costruire la propria personalità e anche a capire quali erano i sentimenti, sia sentimenti e emozioni che provavano. E attraverso il loro racconto di quello che provavano in poesia, perché era, diciamo, la formula che loro avevano scelto perché sentivano che era più semplice di scrivere un racconto, hanno, come dire, hanno imparato a socializzare fra di loro e hanno quindi costruito, come dire, un percorso insieme, comprendendo che tutti loro avevano, diciamo, gli stessi desideri, le stesse emozioni, le stesse difficoltà. Quindi ritengo che l'immersività della rete, ad esempio, contribuisce, quindi il fatto che il ragazzo che si immerge in un mondo immersivo costruisce il suo avatar secondo quello che è la sua idea di come vorrebbe essere, poi diventando grande, è un ottimo, diciamo, è un'opportunità grandissima per far sì che loro apprendano che cosa significa essere per loro nel mondo e quindi trovare anche la loro strada, aiutarsi fra di loro e lavorare in team. Ecco, questa per me, diciamo, è stata un'esperienza significativa, ma non soprattutto per me, per questi studenti che poi hanno, come dire, hanno compreso in realtà che cosa vuol dire vivere e che cosa vuol dire essere nel mondo insieme. Ecco, volevo portare soltanto questa esperienza. Grazie. Grazie a te, hai portato una testimonianza veramente bella. Posso chiederti quali strumenti avete usato in classe per questa immersività?
Allora, noi abbiamo usato sia la lavagna interattiva multimediale e poi i ragazzi hanno lavorato in gruppo, utilizzando un PC o due PC per gruppo. Abbiamo lavorato esattamente in Edmondo, Ah, ho in capito, un. sì, conosciamo bene il mondo. E con i visori della realtà virtuale non hai mai pensato di fare qualcosa in classe con questi cardboard, ad esempio? Perché sai, l'immersività che offre un visore VR è tutt'altra cosa. Tu ne hai mai provato uno? Sì, io sì, ecco, non l'ho mai sperimentato in classe anche perché, diciamo, con i lavoro appunto nella scuola media e quindi sono 2 anni, però insomma, penso di continuare, quindi di provare Sì. anche con i cardboard. Io volevo solo segnalarti, poi magari Sal che sicuramente saprà darti delle informazioni ancora più precise, ma c'è Mozilla Hub, Mozilla lo dice la parola, no? È un qualcosa di open source, è la piattaforma dove si può accedere con i cardboard. Se in Altspace VR puoi accedere, devi avere almeno gli Oculus Go, lì puoi accedere anche con i cardboard. Quindi vuol dire questi visori di cartone che li puoi anche comprare, che costano 22 euro, sono quindi un qualche cosa alla portata di tutti. E lì si creano degli ambienti con un link. Questa è la WebXR, sono degli ambienti chiusi dove ci possono entrare solamente quelli che hanno questo link, quindi studenti, e dove si possono fare delle esperienze bellissime, molto carine. Poi anche lì un ambiente molto friendly per i ragazzini di quell'età lì, può essere un qualche cosa che ti posso assicurare di estremamente coinvolgente. Grazie Se per il vuoi dire suggerimento. qualcosa Grazie. anche tu, Sal. Sì, mi sentite? Sì, che non riesco mai a capire. Certo, Sì. certo. Allora, innanzitutto volevo segnalare che gli script adesso rifunzionano, quindi Bene. è passata l'emergenza. E Ok. secondariamente, proprio su questo discorso, ma Fantascrivendo lo sa benissimo perché in realtà è in Edu 3D, e noi appunto per immersività. Intendiamo non tanto il fatto di entrare in un mondo fatto da altri, ma cerchiamo di fare in modo tale di essere noi in primis degli attori dentro questo mondo, costruendo delle cose. Quindi quando ero qua in Second Life facevamo un sacco di corsi di building, di scripting, quindi chi si ricorda tutti i nostri corsi di Blender, no? Comunque, no, dicevo, stiamo facendo questi corsi che tra l'altro sono ancora attualmente in corso in Edu 3D, in cui insegniamo le persone a usare, a parte Blender e OpenSim piuttosto che Second Life. In realtà noi siamo un po' più tarati su OpenSim, ma soprattutto come creare proprio degli ambienti partendo da una installazione in Blender, che può essere un mondo, un'isola, delle montagne o dei palazzi, insomma quello che è, e poterla portare all'interno di Blender, costruirla dentro Blender, portarla dentro Unity, che è uno dei sistemi più importanti a livello mondiale per costruire giochi, no? Giochi sia di alta qualità, ma anche in realtà virtuale. E poi da Unity queste cose possono essere portate relativamente facilmente in tutti i visori che abbiamo elencato prima. Quindi in realtà il senso anche di questa serata è proprio il dire che l'esperienza della realtà virtuale è duplice, cioè non è soltanto di sentire, vedere, andare in giro a vedere delle cose bellissime, che comunque è turismo, no? Virtuale. Adesso poi ho fatto proprio una slide, ma anche e soprattutto di costruire queste esperienze e di farle vivere ad altre persone, e questa è una cosa molto molto interessante. Ora, il prenotino, visto che c'è Eva Crai che si è registrata, voleva forse dire qualcosa? Sì, volevo dire molto brevemente l'esperienza che ho avuto io. Io sono iscritta a Second Life dal 2010. All'inizio frequentavo moltissimo, ho fatto varie esperienze, ho giocato alla Bloodline, ma era più, diciamo, a livello ludico. Ho cominciato a costruire qui su Second Life, in prim.
E poi sono passata a Blender, ho seguito anche corsi di Salazar, adesso credo di avere un minimo di capacità di fare qualcosa in Blender, però Minimo, sei una gran brava insegnante, diciamola Grazie, tutta. no, vabbè, in realtà sì, Parlo beh, per faccio esperienza la diretta. tutor, ecco. Appunto, volevo dire che poi, essendo passata in OpenSim, lì ho trovato proprio il modo di esprimermi, perché cioè qui, anche se costruisci delle cose, poi comunque devi pagare per importarle. Invece su OpenSim è facilissimo costruirsi un mondo. Io ho due sim su OpenSim, certo non sono gratuite, però tutto il resto sì. Per cui ho potuto praticamente costruirmi i miei mondi di fantasia. Inoltre, vabbè, ho trovato la comunità di Edu3D, sempre in OpenSea su Craft, e lì è stata un'esperienza favolosa perché ho potuto anche trasmettere ad altri quello che sapevo fare e imparare da altri quello che non sapevo fare. Tutto qui. Sono il direttore di Sharing TV che era prenotato da un po', non vorrei che poi debba andare via. Ok, allora sentiamo il direttore di Sharing TV e poi Michelangelo. Buonasera a Aia, aia. tutti, volevo salutarvi, devo per forza andare via, poi vedrò l'intera registrazione, è davvero molto interessante quello che ci si è detti e soprattutto è importante, volevo aggiungere rispetto alle cose che ho sentito, utilizzare queste strumentazioni per cercare di valorizzare i talenti dei nostri ragazzi e ascoltare le loro inclinazioni, quindi utilizzare questa possibilità di creare interazione e condivisione di conoscenze e competenze anche con i docenti che erano qui stasera potrebbe essere un elemento abbastanza piacevole e importante, anche perché questo strumento, se lo si semplifica, può essere uno strumento utile soprattutto per le persone che non hanno la possibilità di raggiungere determinati livelli da soli, ma in compagnia. Tutte le conoscenze che abbiamo, per me stasera entrare in Second Life non è stato semplicissimo, immagino altro. Ecco Mimmo, c'è il tuo microfono che fa un po' i capricci, quindi c'è. Vi saluto e ci sentiamo nella Ok. prossima occasione. Ok, ti ringraziamo per essere stato con noi. Intanto, visto che era crashato, Salazar, sei qui tra noi? Sei tornato? Sì, sono tornato, più che altro non sentivo più nulla e quindi ho dovuto uscire e rientrare. Ok, Se c'è Michelangelo che vuole parlare dell'escape room, se c'è ancora qua, mi sentite? sì? Sì. Ok, nulla. Praticamente in OpenSim con Edu3D abbiamo realizzato principalmente in CraftWorld, che ospita poi Adesso. Edu3D, abbiamo realizzato quest'anno l'escape room. Molti docenti hanno partecipato sia singolarmente ma poi anche in gruppo e hanno scelto quindi un tema che più li rappresentasse a seconda dell'ambito appunto dell'ambito di insegnamento e poi praticamente dopo aver seguito dei seminari, comunque per aiutarli poi nelle varie fasi di costruzione, che sono sia appunto la costruzione vera e propria dell'ambiente, ma poi anche nella parte di programmazione dei contenuti per la creazione di script o comunque per l'inserzione di indizi all'interno dell'ambientazione. Quindi sono stati realizzati questi seminari ad inizio progetto e successivamente sono stati aiutati comunque singolarmente, naturalmente, per poter poi andare a diciamo a realizzare le varie esperienze, le varie appunto escape a seconda appunto delle richieste.
Diciamo che dopo un anno, alla fine di febbraio, abbiamo iniziato più o meno a settembre, anche se in realtà è stata tutta una fase preliminare già da giugno dell'anno scorso, a febbraio sono state ultimate le escape e abbiamo quindi iniziato ad aprire questi ambienti e a testarli con tanti amici e altri docenti che sono venuti quindi a provare queste escape. Molti dei docenti, qualcuno l'ha già fatto, altri contano di farlo. Entreranno o comunque faranno provare ai loro studenti gli ambienti, e quindi noi adesso siamo in un momento in cui stiamo anche un po' raccogliendo poi tutte appunto le tutta la appunto tutto tutti i risultati che questo genere di ambienti possono creare. Sono veramente tantissimi ambienti, sono 13 escape di vari ambiti e che comunque racchiudono vari ordini di scuole. Ci sono sia delle escape realizzate per primaria, addirittura per una classe prima di una scuola elementare, e quindi naturalmente le insegnanti hanno comunque creato delle attività che possono essere appunto fatte dai propri studenti, e poi arrivando anche poi alle superiori con attività un po' più complesse. E niente, questa che sta uscendo adesso io la vedo un po' sfocata, però è la mappa, diciamo, del laboratorio dove poi abbiamo inserito tutte queste escape. C'è praticamente questa mappa all'ingresso di questo palazzo, laboratorio di Pitagora, in cui ci sono dei vari teleport che poi portano le varie escape. E in più abbiamo pubblicato un ebook completamente gratuito che riporta le esperienze di questi docenti e comunque spiega un po' in linea di massima quello che è stato realizzato. Io vi inserisco in chat magari il link dell'ebook, se siete curiosi potete guardare l'ebook, e comunque magari se vi iscrivete ai gruppi di Edu3D, ma anche al gruppo di Pyramid, dove comunque pubblichiamo i vari eventi, più in là riapriremo delle altre viste, quindi magari se vi va potete venire anche voi a provare queste escape. Io vi ringrazio e non rubo altro tempo. Grazie per la parola. Grazie Michelangelo. Tra l'altro, volevo solamente aggiungere a tutto quello che ha detto, queste escape room sono tematiche, ve ne faccio solamente uno di esempio. L'insegnante di inglese ha creato un'escape che è tutta ambientata con l'opera di Shakespeare, quindi vi posso assicurare che sono tutte immersive e coinvolgenti. Chi fa questi, risolve questi quiz, questi rompicapo, poi va avanti finché non esce. È un modo di apprendere completamente diverso, è un modo di insegnare completamente diverso. Ok, Sal. Sì, diciamo questo intermezzo dell'escape room l'ho messo apposta deliberatamente, non tanto per pubblicizzarlo, ma semplicemente perché le escape room sono uno dei sistemi più completi in cui l'immersività si può manifestare. Cioè, se voi prendete il visore, il Quest, anche quelli che costano poco, diciamo, ci sono parecchi giochi, che sono tra l'altro, secondo me, alcuni sono tra i migliori, in cui proprio vi trovate veramente fisicamente in una camera e dovete essere voi a capire sulla base di ciò che vedete, ciò che osservate, come fare per uscire da quella camera, che è l'esconcetto. Scusate se vi dico una banalità, però vi assicuro che una cosa è descriverla a parole e una cosa è viverla. Chi di voi l'ha vissuta un'escape Certo. room nella realtà, non so quanti di voi sono mai stati in un'escape room vera? Faccio una domanda. Cioè, sapete che adesso va anche di moda, no? Quindi è un'altra di quelle cose che ci Infatti è sono. stata una grande intuizione quella di Michelangelo di fare l'escape. Ecco, vi assicuro che per fare un escape room virtuale con il visore muovendovi e in una situazione in cui c'è la bomba che esplode dopo 15 minuti, quindi in 15 minuti dovete uscire,
È una sensazione veramente che da un lato può preoccupare se una persona è ansiosa, però ci sono anche escape room molto più tranquille e molto serene. Ma dal punto di vista della possibilità comunicativa della realtà virtuale e dell'immersività, le escape room sono veramente interessanti, perché attraverso l'escape room comunque noi adulti impariamo e a maggior ragione imparano i bambini o i ragazzi. Cioè, quindi è un sistema veramente, veramente bello, come dice Magic. Quindi chi vive un'esperienza sui quadri di un pittore o sui testi, i libri di Shakespeare, sicuramente li percepisce molto meglio se l'insegnante lo porta veramente dentro il mondo virtuale, che può essere anche semplicemente su Business Life, su OpenSim, oppure se ce la fa, farglielo vedere con un visore. Addirittura ancora meglio, adesso qui entriamo nelle ultime diapositivine, poi non volevo essere lunghissimo, quindi vorrei essere proprio solo uno stimolo a questa serata. Adesso vediamo se riesco a ritrovare le diapositive. Ecco, interattività. Vedete che interattività, questa qui è la cosa, questa diapositiva, non so se la vedete, e ho messo in grassetto le parti che proprio per me sono veramente fondamentali, cioè proprio il grado di coinvolgimento che voi avete. Non è tanto il fatto di vedere la poltroncina come quella dove siamo adesso, che può essere bella. È sicuramente una cosa molto coinvolgente entrare e sedersi. E muoversi, no? E quindi vedere un mondo in 3D. Ma se io posso interagire con gli oggetti che ho di fronte, e soprattutto se l'interazione che io faccio con gli oggetti ha degli effetti, e ha degli effetti eventualmente anche importanti, no? Cioè, immaginate, ad esempio, se voi state facendo non tanto un escape room, ma magari un esame fatto dentro un escape room. L'università organizza un esame in cui vi fa vedere una sala operatoria con delle persone, no? Che siete studenti di medicina, e vi chiede proprio di risolvere un problema che magari voi non avete ancora affrontato direttamente, ma che voi dovete in qualche modo dimostrare operativamente che avete gli strumenti per farlo, no? Sono frontiere inimmaginabili fino anche solo a pochi anni fa, ma che adesso possono essere quasi realizzate. Ci sono dei mondi virtuali che fanno proprio quello, cioè Engage, che è un mondo che si entra sia col PC che con visori. Adesso con il Covid abbiamo visto che si può entrare in teleconferenze. Quanti di voi hanno avuto la loro vita degli ultimi mesi un po' sconvolta da teleconferenze tutto il giorno, per via del fatto che non si può uscire di casa? Credo parecchi, parecchi. Ecco, quindi voi conoscerete a menadito quelli che sono gli strumenti tipo Teams, piuttosto che Skype, piuttosto che Google Meet, e poi insomma ce ne sono centinaia, L'altro forse. ho letto un articolo dove si parlava di un vero e proprio disturbo, non ve lo so definire, non mi ricordo il termine. Però, insomma, mi sono inventato un termine per definire questo disturbo di chi sta tante volte in videoconferenza, quindi sei lì che ti vedono, come sei pettinato, sei spettinato, e tutto il giorno così, avanti, Savoia. La realtà virtuale è una cosa diversa. Noi nei mondi virtuali ci stiamo un sacco di tempo, e sebbene con la VR non è che uno si tiene un casco Ciao, sulla faccia emo 8 ore, bro. però l'esperienza è estremamente immersiva e si ottiene anche l'effetto della compresenza, cioè si ha la sensazione netta, reale di essere in quel luogo. Non è solamente, come dire, un'illusione, no? Anche in SL noi ci sentiamo qui chiaramente, viviamo questo mondo in una cornice attraverso lo schermo. E ci immedesimiamo nel nostro avatar. Con la realtà virtuale la sensazione è proprio di esserci dentro, e vi posso garantire che con qualche cosa è un livello estremamente maggiore rispetto a quello che si ottiene con Second Life, per dire.
Sì, Tanto vedo che adesso. Rubin continua a crashare. Sì. Noi adesso abbiamo scoperto solo oggi che, ad esempio, esiste una cosa tipo Zoom che è diventata gratuita, che si chiama Spatial o Special o Spatial, come dice Dobbiamo Magic, provarlo assolutamente. che si usufruisce col Quest solo, quindi è un pochino più costoso rispetto a quello che abbiamo detto adesso, ma che sembra molto promettente, in cui veramente ci si vede e si scambia lo schermo, no? E quindi si fanno quello che si fa finora in Zoom piuttosto che in Team, ma con degli avatar e proprio vedendo quello che fanno gli altri, insomma, questa è una cosa che noi vogliamo investigare. Come avete capito, insomma, non è che ci sia una, non è che siamo arrivati, anzi siamo solo all'inizio, no, di queste cose, ed è un inizio molto molto pionieristico, quindi ce ne vanno ancora un pochino. Questa ultima questa Certo. diapositiva è quello che io penso che sia. Non è detto che sia, tutti debbano farlo, ma secondo me l'XR, cioè il tipo di coinvolgimento che noi abbiamo in questi mondi virtuali o nella realtà virtuale. Dice Maxilane che aveva chiesto la parola. Perfetto, sì, scusami, non io te la do volentieri. Pronto, scusa, ma siccome era un'osservazione relativa a quello che stavi dicendo poco fa, prima di passare all'altro argomento, volevo dire che ho sentito recentemente molti insegnanti o comunque persone che lavorano che hanno rilevato una stanchezza infinita nel fare le videoconferenze o Sì. le teleconferenze, eccetera, mentre noi nel mondo virtuale, in questo, in Second Life, quindi con l'avatar che fa da estensione, da nostro estensore, non ci stanchiamo perché noi È stiamo vero, è vero. anche 5, 6, 10 ore a parlare continuamente, magari costruendo qualcosa, però non ci stanca. Così come sono stancanti le conferenze o addirittura l'immersione con il visore 3D. Io il visore personalmente non riesco a tenerlo indosso più di 10 minuti e un quarto d'ora, dopodiché sono esausta perché è un'esperienza molto corporea, emotiva, grossa e quindi non è adatta, secondo me, ad un interscambio, un'interazione durevole, ma ha un limite che può essere quello di fare una visita, una ricostruzione, un Certo, posto ma inventato, infatti. eccetera. In Sansar ci sono posti meravigliosi, ci puoi stare anche, ecco, anche mezz'ora, però dopo mezz'ora sei distrutto, non ce la fai Ma io più. Cioè, infatti, Maxi, anche dialogare è difficile poi perché ti stanca. consiglio non più di un'ora un visore sulla faccia, Un'ora già è da ma non eroi. più di un'ora. Però io questo lo dico agli insegnanti, cioè il visore offre un vantaggio in più rispetto a qualsiasi altro mezzo, qualsiasi altro strumento, anche il mondo virtuale, anche la videoconferenza ne parliamo. Cioè è la concentrazione totale. La persona che hai lì è tua, gli parli e ascolta te, perché non c'è nessun'altra distrazione, non è completamente immerso in quell'ambiente dove siete, cosa che non avviene in una videoconferenza, perché arriva la notifica del telefonino, entra una persona nella stanza, passa un treno fuori dalla finestra, no? E quindi quel quarto d'ora, per dire, una lezione di 20 minuti, quando è una lezione, una conference, quello che è. No? Stasera abbiamo parlato tantissimo di scuola, ma è chiaro che il discorso si estende moltissimo anche ad altri ambiti, ai Certo, al professionisti. lavoro, come no? Tra l'altro, in Altspace VR, dove stiamo costituendo questa bellissima community di italiani, stanno entrando diversi professionisti che sono interessati, sono quelli che fanno conferenze, fanno panel, fanno meeting di lavoro. Per quanto diciamo l'avatar non sia così sofisticato, ma da quel punto di vista è una bomba, no? Perché un incontro di un quarto d'ora, io e concludo con questo, nel format Magic Flute Show che faccio in Altspace, il primo ospite è stato un ingegnere informatico di New York e sto ragazzo mi diceva che praticamente
loro lavorano usando tutti questi strumenti, però hanno bisogno ogni tanto di trovarsi in alt space per fare squadra. Cioè loro usano lo stesso le videoconferenze, le cose, ma hanno bisogno di trovarsi in un luogo fisico. La problematica del Covid, il distanziamento sociale che ha reso le persone così distanti, con la realtà del quale si sopperisce a tutto questo. E questo è un altro argomento forte, un altro argomento importantissimo. Sì, ma io ritengo che non si tratti solamente della VR intesa col visore, eccetera, ma di qualunque tipo di mondo virtuale, laddove, come stasera, tutti stiamo condividendo un unico spazio. Certo, È quella assolutamente. la cosa. Allora, noi ci concentriamo molto di più sulle parole, sulle cose, perché lo spazio è questo. Non ci sono altre distrazioni. Certo, c'è l'avatar che arriva, quell'altro che è arrivato, che aveva addosso un megaprim, eccetera. Però, voglio dire, sono piccoli problemi tecnici che possono accadere, ma generalmente noi condividiamo un ambiente ed è un ambiente comune. Quindi è come essere lì, se noi abbiamo l'immaginazione per proiettarci, no? In questa dimensione, quindi identificarci nell'altro, eccetera, ascoltiamo quello che viene detto, cioè l'ascolto diventa il protagonista, è l'ascolto, non tanto una realtà virtuale anziché l'altra, è quello che intendevo dire. Sì, Concordo, concordo pienamente. posso dire che in generale, e comunque mi sembra che l'abbiamo esordito già questa sera, che fosse chiaro, cioè non è che uno stia dicendo che la realtà virtuale, piuttosto che il mondo virtuale, piuttosto che questa cosa siano la soluzione a tutto, sono uno strumento che ha le sue regole d'uso, no? Quindi, per esempio, non possiamo, in una scuola non è neanche sensato far entrare tutti e fare le lezioni in realtà virtuale per dire come se si fosse in classe. Adesso, vabbè, non potremmo farlo comunque, quindi uno potrebbe dire, vabbè, almeno facciamo finta che. Però è ovviamente una cosa inumana mettere i ragazzini e tutti attaccati alla realtà virtuale per 8 ore, 6 ore, quello che è. Una cosa che noi facciamo da anni, diciamo, sia nei nostri corsi, ma che ho visto che anche in generale l'insegnamento sta andando in una direzione diversa, ed è la direzione, non so se voi l'avete mai vissuta, o vista, insomma, da qualche parte della classe capovolta, no? Adesso non ve la sto a spiegare, ma nei dettagli, ma in sintesi, nella classe capovolta non c'è una lezione frontale in cui c'è un insegnante che spiega e le persone che assistono e prendono la conoscenza, ma c'è una persona che ogni tanto dà una serie di stimoli alle persone, gli crea del materiale su cui documentarsi, su cui esercitarsi, e che cerca di capire le persone che hanno delle difficoltà, insomma, cioè cerca di seguirle un po' più da vicino. Ma ad esempio è inutile una persona che sia molto, molto insomma, sveglia, no? Cioè, se gli fai fare una lezione dove gli spieghi quali sono i modi per fare una cosa che lei sa fare benissimo, tanto vale che gli dici, guarda, leggiti questa cosa, e lei se la fa. In più, come avete detto voi, il problema, soprattutto per gli adulti, ma come ha detto invece, aspetta, mi ricordo l'avatar di prima che è intervenuta, fantascrivendo, no? Anche per i bambini. Fantascrivendo Fantastico. ha detto una cosa molto molto importante, cioè ha detto che quando i bambini, magari anche solo per, quant'era, mezz'ora, un'ora alla settimana, quant'era, ci sei ancora fantascrivendo, per quanto tempo interagivano nei mondi virtuali? Mi sembra un tempo no, non enorme, cioè Non non era quello, eccessivo, sì, adesso. non era un tempo incredibile, ma era 2 ore alla settimana. Ecco, questi ragazzini, nel momento in cui interagivano in questi mondi per un tempo limitato, avevano la possibilità di conoscersi e di esperire delle cose in un modo diverso, tale da renderli. Tanto mi sembra che me ne avesse parlato anche con me privatamente. Mi diceva che quella classe lì in particolare, quella di cui stavo parlando, era una classe molto difficile. Di ragazzini molto che avevano fortissimi problemi in relazione.
E questi problemi relazionali non dico che fossero stati risolti, ma sono stati estremamente ridotti e smussati proprio con questo. Quindi l'idea è che queste esperienze siano molto limitate, ma che servono proprio per fare, diciamo, il kick-off, per fare una conferma. Ma non è assolutamente l'obiettivo, almeno non è il mio obiettivo, e non deve esserlo neanche della scuola, secondo me, di portare tutti col visore 8 ore al giorno, o portare tutti 8 ore Assolutamente. dentro Second Life o quello che è. Quello che dice un po' questa slide qua, cioè. Non è tanto la singola piattaforma, lo singolo strumento, siamo noi che scegliamo gli strumenti e quindi li usiamo per i nostri scopi e man mano scegliamo gli strumenti a seconda delle cose che abbiamo, dei soldi che abbiamo e anche delle nostre diciamo, inclinazioni. Ad esempio, una cosa che io sono molto inclinato è che secondo me l'educational dovrebbe essere molto sensibile a usare l'open source e se usiamo l'open source abbiamo veramente una pletora di strumenti a disposizione, ma anche gli strumenti diciamo più o meno diciamo non open source come quello dove siamo noi, Second Life, piuttosto che Facebook o anche altri possono essere utili altrettanti, quindi senza nessun vincolo. E poi appunto giusto per chiudere, cosa succede? Allora, noi come Edu3D stiamo facendo tutto questo programma che abbiamo già visto, scusate magari se abbiamo anche un po' insomma, detto anche troppo, però effettivamente ci crediamo molto e alcune persone che sono venute qua sono venute per la prima volta in Second Life perché. Certo. E non sapevano muoversi, anzi dicevano: ma perché il mio avatar che c'avevo in OpenSea era così bello? E quando vengo qua c'ho questi avatar così brutti, che detto da una persona di OpenSea fa un po' specie, ecco. Quasi ridere, perché in secondo me ci sono degli avatar fantastici. Comunque, quello che volevo dire è usare questi mondi nel modo più intelligente possibile. E il mondo più intelligente, insomma, più espressivo possibile, e secondo noi è appunto scambiarci le esperienze. Quindi imparare sempre di più. Quindi noi impareremo Mozilla Hubs, impariamo Altspace VR, impareremo anche Second Life se necessario. Tour per poter vedere quello che è la geografia dei mondi e la storia anche dei mondi, qui in Second Life c'è veramente una cosa incredibile, ad esempio. E in generale essere attivi piuttosto che passivi, quindi organizziamo i giochi, facciamo altre cose che eventualmente potrebbero uscire fuori, e nell'ambito invece del sociale più diretto, insomma, ci sono semplicemente la possibilità di incontrarsi e di fare anche delle cose che non siano necessariamente educative. Su questo credo che Magic possa chiudere, giusto? Cioè possa dire, Sì, aggiungere. diciamo che io vorrei concludere in questa maniera. Non limitiamoci, ok? Questi mondi, ciascuno ha le sue caratteristiche, ciascuno vale la pena di essere vissuto. Second Life ha le sue peculiarità, è il mondo virtuale per eccellenza, su questo non ci sono dubbi. Però non limitiamoci solo a questo, ci sono tante opportunità, specialmente adesso in cui la tecnologia va avanti. Creiamo una bella comunità italiana che è ricca, creativa, creatrice, mi viene da dire. Una cosa che non è stata neanche accennata stasera è Facebook Horizon, c'è una grandissima attesa per questo social, anche se non si può entrare con l'Oculus Go, purtroppo, bisogna avere almeno un Oculus Quest e sarà la social VR di Facebook. Quindi immaginate un attimo, c'è la possibilità che tantissime persone si accosteranno alla realtà virtuale. Noi che proveniamo da questi mondi, che diremmo in mondi 2D, si direbbe in modalità 2D, cioè quelli come Second Life, come OpenSea, che siamo nati, abbiamo questa esperienza. Possiamo sicuramente portare un nostro contributo forte, possiamo sicuramente dare un contributo partendo dalla scuola, che non sarebbe affatto malaccio, anzi, se creiamo una community di insegnanti che sanno offrire questi strumenti ai loro studenti hanno anche una piattaforma, o hanno comunque una rete dove poter scambiarsi l'esperienza fra di loro.
possiamo fare qualcosa di buono, qualcosa di grande per l'Italia, ecco, per la collettività. Certamente, allora l'idea è di tornare in Second Life, rincontrare questa community che ci ha accolto a braccia aperte. Io l'ho detto prima, l'ho scritto su Facebook, ho ringraziato singolarmente le persone, Rubin, Maxi, Baku. Spero di non dimenticare, ma a chiunque mi sono rivolto ho trovato disponibilità. Questa è una cosa bella, vuol dire che comunque c'è una piramide, è ricordata come un qualche cosa di positivo, qualche cosa di buono. Ecco, adesso stiamo mettendo di nuovo la diapositiva di questo format, VR low cost. Penso che torneremo qua in Second Life, già abbiamo la disponibilità di qualcuno e l'idea di fare un qualche cosa di itinerante, farci conoscere, perché poi ogni sim, ogni land c'ha anche i suoi aficionados. A questo punto ci alziamo in piedi, Salazar, e ringraziamo tutti quelli che sono venuti qui e hanno partecipato, perché se c'è una cosa bella dei mondi virtuali è che siamo tutti protagonisti, siamo assolutamente tutti protagonisti dell'evento. Sì, e tutti Qua possono fuori c'è partecipare. E tra l'altro qui con assolutamente, la chat è anche assolutamente. più democratico che ad esempio in Outspace, dove uno deve per forza parlare e a volte, soprattutto in Esatto, inglese, è un esatto, pochino complesso. esatto. Allora, grazie a tutti. Qua fuori c'è una birra fresca. Io, per essere ancora più immersivo, mi stappo una birra vera e me la bevo insieme all'avatar. Ma poi facciamoci una passeggiata assolutamente. Venite a vedervi che cos'è Vision. A questo punto possiamo dire alla prossima puntata di questo format VR low cost.